Allora, buonasera, buongiorno, ben arrivati. Oggi torniamo indietro, un po' difficile oggi fare questo video perché c'è un po' di traffico in questa casa, perché ovviamente non è che faccio di lavoro di lavoro lo youtuber, quindi se non c'è problemi, vedete, sono una sorta di angolo di castigo, devo dire, posto, rifugio un peccatore. Oh, di che parliamo oggi? Vorrei lasciare da parte un po' i fumetti recenti e tornare alla mia passione, che sono i fumetti, non dico passione, ma insomma, fumetti è una storia abbastanza antica a questo punto. Ci sono fumetti che molte nuove generazioni neanche sanno che roba sono ed è un peccato. Naturalmente va benissimo seguire Batman, Batman e Superman, sono roba ormai antica anch'essa. Lo stesso Wolverine degli anni 60, quindi insomma, non è che proprio siano eroi di primo pelo. Oh, ovviamente è quello che, quindi in realtà anche l'uomo ragno super, cioè, ma parliamo di, cioè, però il fumetto ha storie. Credo che Seeger, l'inventore di Braccio di Ferro, sia morto nel 38 o nel 39. Ci sono le varie cose di parlare, ma non parleremo oggi di Braccio di Ferro, anche se ci torneremo su Braccio di Ferro, anche se ci ho già fatto un video, credo. Credo che morì nel 38, quindi l'autore di Braccio di Ferro è morto nel 38, quindi addirittura prima della Seconda Guerra Mondiale. Quindi alcuni eroi che oggi magari sono caduti un po' a Braccio di Ferro, per molto tempo ha tranquillamente è stato un rivale assolutamente alla pari di Topolino, Mickey Mouse. Oggi ovviamente Braccio di Ferro è sparito, e cioè, ma lo stesso Topolino, vabbè, lasciamo perdere questo discorso, in realtà la Walt Disney vive più che su Topolino, vive su altra roba, nel senso che non, se la Walt Disney si mantenesse solo sulle vendite dei fumetti di Topolino, credo andrebbe poco lontano, credo, cioè Disney World. Però, insomma. Quindi il fumetto ha una storia molto antica e molto nobile a questo punto. E di chi parleremo? Parleremo di un autore di cui ho già parlato ormai diverso tempo, credo un anno. Feci diversi video su Corto Maltese, sulla ballata del mare salato, credo. Una sulla Laguna dei Bisogni. Credo averne fatta una anche su Sogno una notte di mezzo inverno, ma credo, cioè, suppongo di sì, mi ricordo vagamente. E torniamo a Ugo Pratt. Perché torniamo a Ugo Pratt? Perché l'ultima domenica del mese di giugno ho recuperato per circa 2 euro, 2 euro, 10 euro, facciamo i 2 euro, questo volumetto che ovviamente non voleva nessuno, peccato. Per fortuna mia, nel senso che Anna della Giovine, cioè, non è un volume, dice, vabbè, questo volume sì, dovrei imbustarlo tutto, ma è del 71, credo, del 73, del 73, perché nel 73 fu edito questo volume? E chi è questo misterioso Florenzo Ivaldi che è qui? Se qualcuno avesse seguito i miei video saprebbe tutto questo, e naturalmente no, ma anche se non ha seguito i miei video, basta che si legga qualche notizia su Corto Maltese Ugo Pratt. Allora, Florenzo Ivaldi fu colui che nel 67 era un industriale genovese, insomma, un uomo d'affari genovese, quindi sfatiamo anche il mito del genovese tirchio, cioè, Ugo Pratt è nato in realtà a Rimini, mi sembra. Però il padre era veneziano, lo porta in Africa, dopo la seconda guerra mondiale torna in Italia, fonda l'Asso di Picche, cioè prefondatore dell'Asso di Picche, però dopo la seconda guerra mondiale si trasferisce in Argentina e lavora con Héctor Esterel, di cui abbiamo parlato abbondantemente nell'Eternauta, eccetera. Con lui fa per esempio il sergente Kirk. Nel 59 Ugo Pratt si affranca da Esterel, cioè si affranca, crea un fumetto, mentre il sergente Kirk e Ticonderoga, mi sembra si chiama, sono di Esterel e disegni di Pratt. Anna della giungla è la storia sia di Pratt che è tutta di Pratt, sia sceneggiatura che disegni.
Oh, quindi in teoria questo è del 59, ma in teoria è un fumetto argentino. Dice, ma l'ha fatto un veneziano. Sì, un veneziano che però lavorava in Argentina, che ha lavorato con Ester, con la rivista Abril, che eccetera, eccetera. Insomma, tutto. È un fumetto che è italiano, ma solo perché l'autore è italiano. Se poi però è nato in un ambito argentino. Ora c'è una sorta di rivoluzione qui dietro. Speriamo di arrivare alla fine di questo video. E dicevo che ovviamente è molto difficile concentrarsi in questa cosa. Perché quando fai un video si scatena l'inferno, non so cosa. Cioè, scatenano le porte dell'inferno. Oh, tutti devono venire per giorni, nessuno ti ha mai considerato, nessuno ti ha mai, però nel momento arrivano tutti perché devono essere partecipi a un video di fumetti, vabbè. Dicevo quindi, provo a chiudere la finestra per evitare rumori che arrivano comunque lo stesso, e dicevo che bello la diretta, diciamo, facciamo questa mitica affermazione che stavo dicendo, il caldo e tutto il resto, che è un fumetto argentino in realtà, ma c'ha varie particolarità. Questo fumetto è perfettamente maturo dal punto di vista del disegno. Cioè, Florenzi Valli, dicevo, è colui che è il finanziatore di. E per questo viene ristampato nel 73 Anno della Giungla, perché il successo di Corto Maltese, che poi dal 67 è stampato sulla rivista Il Sergente Kirk, che viene stampata a Genova, avrà un grande successo in Francia, nella rivista francese PIF del Partito Comunista Francese, che si occupava di fumetti, e Ugo Pratt nel frattempo ha lavorato anche per il Corriere dei Piccoli, mi sembra, è un progetto abortito di Sandokan. Sì, che è stato riuscito. L'Isola del Tesoro, il Corriere dei Piccoli, sì, che aveva re realizzato. Sto leggendo su Wikipedia, ma neanche io, perché c'è tutto stampato qui. L'Isola del Tesoro, Ragazzo Rapito, e Sandokan con Mino Milani, per esempio, Mino Milani, che non c'è scritto, ma aveva realizzato un progetto che non fu portato a termine, che è stato ristampato recentemente, di cui ho parlato sempre in un video, il Sandokan di Ugo Pratt, che non fu mai stampato per il semplice motivo per cui nel 67 Corto Maltese assorbiva tutte le energie. Dopo la fine sempre della Seconda Guerra Mondiale, sia lui che Lopez lavorano per la Fleetway, quindi nella collana supereroica trovate alcune opere di Ugo Pratt e di Lopez, che ovviamente la situazione si faceva difficile. E niente, la particolarità di questo fumetto, che è Anna della Giungla, ovviamente la storia riprende un po' a Cinefranco, però Ugo Pratt durante la Seconda Guerra Mondiale aveva seguito il padre nelle colonie italiane in Etiopia o in Abissinia, e quindi lui l'Africa non la vede dai fumetti di Tarzan. Cioè, non è un'Africa che in un certo senso lui, come noi che abbiamo visto i film di Tarzan, e lui c'era stato. Notate questi villaggi, si vede di uno che c'è stato in Africa, non di uno che ha visto il film di Tarzan. Capite? Non ce la farò mai a fare questo video, sono sicuro. E le divise sono assolutamente perfette, perché lui soldati inglesi e francesi li aveva conosciuti direttamente. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale avevano fatto prigioniero suo padre, che morirà in prigionia, e lui verrà rimpatriato con una nave della Croce Rossa. Torna a Venezia e da lì si dedica al fumetto. Poi parte Ugo Pratt, è un personaggio. Cioè, definirlo come autore di fumetti è limitativo, nel senso che è stato molto di più. Guardate questo soldato dell'esercito, qui siamo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. E Ugo Pratt aveva un'ossessione per le divise. Guardate, i simboli delle truppe coloniali sono perfetti, cioè non c'è niente da dire. Perché Ugo Pratt, qui c'è Luca Zane, tra l'altro, questo Luca Zane, che è già una prefigurazione di Corto Maltese. Luca Zane è in questo caso un marinaio veneziano, Zane. Poi a un certo punto Corto Maltese
gli dà un aspetto più esotico e lo fa nascere a Malta. Anche per non essere, vabbè, però in realtà Corto Maltese è veneziano, sì, è nata a Malta, ma si capisce che è veneziano, che si bazzica sempre a Venezia. A Malta ce l'abbiamo visto poche volte Corto Maltese. Per essere maltese è uno che bazzica pochissimo Malta, mentre bazzica sempre Venezia. Quindi in realtà un eroe. Ed è già, se ci fate caso, c'è già il cappellino, è già un po', solo che questo è biondo. Ha la pipetta come il nostro amico Braccio di Ferro. Eh beh, sì. Che forse Corto Maltese, cioè, in realtà, se uno ci pensa bene, tra i pochissimi che hanno scelto dei marinai come protagonisti delle loro avventure, sono due, Sigar e Ugo Pratt. Va bene, che uno può parlare. Guardate queste scene qui, Ugo Pratt, questo è arrivo di. Beh, c'è l'amicizia tra un ragazzo italiano, Doria, e una Anna della Giungla, che sono questi due, che ricordano un po' Cinefranco, ovvio che i modelli sono quelli del fumetto dell'epoca. Ovviamente, guardate le divise, perfetto. Ora, ovviamente, se siete amanti del political correctly, non leggete questo fumetto, per carità, perché ovviamente espressioni come persone di colore non vengono chiamate così. Ma siamo nel 59, quindi anche in Corto Maltese molto spesso le persone di colore vengono chiamate macchia nera e con epiteti che oggi susciterebbero uno scandalo. Credo che questo fumetto è bello, però tutto va contestualizzato storicamente, ragazzi, no? Diventiamo una sorta di paese di idioti. È ovvio che in questo caso le tribù africane hanno lo stesso ruolo degli indiani nel Nord America. Ogni tanto qualcuno si vuole mangiare, cioè, cannibalismo, ovviamente anche in toni molto ironici, però ripeto, qui l'Africa è descritta da uno che in Africa c'è stato veramente, cioè non è un'Africa, non è l'Africa di Tarzan, di Hogarth, che se li facessero, dove Hogarth non c'è mai stato in Africa, si inventava una bellissima, l'Africa di Hogarth è ancora più bella dell'Africa. Africa, mentre Ugo Pratt, che è stato negli stessi territori di Rambo, e Rambo ritorna, e alcune cose, queste cose qui, ritorneranno nell'Etiopica. Guarda caso, Corto Maltese non tornerà a Malta, che ci fa Malta, Corto Maltese? Poco da fare, sì. Mentre alcune avventure saranno ambientate in Africa, e alcuni personaggi, cosa misteriosa, guardate bene. Stupendi, cioè sono una precisione assoluta. Le storie sono assolutamente godibili con alcune tematiche, per esempio siamo alla vigilia della prima guerra mondiale, quindi la distinzione tra amici e nemici, ovviamente nel 14 tedeschi e inglesi che sono ancora in Africa si dovranno combattere, ma in Corto Maltese e in Anna della Giungla la distinzione tra amici e nemici è solo che il fatto che io mi trovi sotto una bandiera e tu ti trovi sotto un'altra bandiera si fa di noi dei nemici, ma dei nemici dal punto di vista politico e non umano. E questo è il tema finale di Corto Maltese. Ho alcune scene come queste finali sono io le cioè sono il delirio del comandante, mi sembra Sandal, o come si chiama, che sta per essere ucciso. Ovviamente l'inglese è tutto d'un pezzo, però alcune cose, queste vignette così, il delirio che sembra sta per morire, questo ripercorre tutta la sua vita, no? Guarda quasi per esempio Pink Floyd, insomma, no? E ricorda molto questa sorta il professore della scuola visto come un gorilla è stupendo, cioè lui sta per essere ucciso da un gorilla nel delirio finale identifica il gorilla con il professore che ha, cioè, questo è un fumetto che va letto del 56 del 59, ma e ovviamente lui si innamora della tedesca, tedesca Sibyl, che ritorna tutto questo sempre sogno una notte di mezz'estate.
insomma, questa luogo che la guerra divide, ma divide persone che in fondo, se non ci fosse stata la guerra, sarebbero potute essere amiche, come poi in Corto Maltese, tenente Slutter, scusate, non mi ricordo mai i nomi, che poi, insomma, è sempre questa tematica qui del traditore, anche del traditore che in fondo non tradisce, se tradisci una patria in fondo non tradisci niente di importante, il vero tradimento è verso te stesso. Questo è un tema molto di Corto Maltese. Nella seconda storia, tra l'altro, bellissima, La città perduta di Amon-Ra, dove c'è un millenario sacerdote egizio, e qui il richiamo è ovvio. Per un amante del cinema il richiamo è ovvio, per un non amante del cinema il richiamo è meno ovvio, se lo trovo. Questo è. Se vi faccio vedere, Corto Ugo Pratt era uno che vedeva molto il cinema, cioè vedeva molto i film dell'epoca, e ovviamente stavo cercando, ecco, c'è un'immagine. Un'immagine, queste immagini qui citano abbastanza la mummia con Boris Karloff, questo sacerdote egizio, ovviamente cercano di uccidere, c'ha 5.000 anni, se non l'hanno ammazzato in 5.000 anni, ripercorre un po' la mummia, la storia della mummia di Boris Karloff, quindi anche c'è già quel sentore. Quanta archeologia, eccetera, eccetera, stupendo, una storia veramente stupenda. I geroglifici sono scritti bene, cioè sono scritti, cioè, in realtà Ugo Pratt era un uomo di immensa cultura. A volte quando vediamo i geroglifici in alcuni fumetti degli anni 50 vediamo degli scarabocchi, mentre lui no, non faceva gli scarabocchi. E bellissima anche la chiusa finale. L'oro di questa città è fatto della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. Ora qui Ugo Pratt cita La tempesta di Shakespeare. Noi siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Quindi questo fumetto, nell'ultimo, sempre Luca Zani, la storia dell'amore impossibile. Cita anche Romeo e Giulietta, perché in realtà tra un inglese e una tedesca nella prima guerra mondiale è impossibile. Il cimitero degli elefanti, quindi alcuni temi bellissimi. Questo è sull'Egitto, bellissimo. Allora, fatto questo video un po' così, nel senso, ogni storia andrebbe analizzata per bene, ma è un fumetto del 59, disegni di Ugo Pratt che sono spettacolari. Anna della giungla è un piccolo capolavoro che è stato purtroppo in parte offuscato da Corto Maltese, però il disegno è assolutamente paritario a Corto Maltese. La storia è più ingenua, certamente. Qui, tra l'altro, il protagonista è una ragazzina inglese che vive in Africa con il suo amico italiano. L'amicizia tra un inglese, tra una inglese e un italiano, c'è sempre questa idea. Ovviamente ambientato nella prima guerra mondiale, che nella seconda sarebbe stato piuttosto complicato, però sempre l'idea di mischiare persone che vengono da contesti che li renderebbe nemici, che è il tema di Romeo e Giulietta, che Ugo Pratt in realtà riprende molto spesso, cioè italiani, inglesi, tedeschi, inglesi, cioè l'idea che l'uomo è uomo e quindi sì, poi io ho sulla mia bandiera, tu c'hai la tua bandiera, ma che in fondo le bandiere non contano niente. Questa è una delle grandi lezioni di Ugo Pratt nel suo fumetto. È un fumetto che va riletto perché è del 59 e per gli amanti di Corto Maltese è una tappa fondamentale. C'è già tutto. Ah, l'avevo citato, ecco, me l'ho dimenticato prima di chiudere. Per esempio, alcuni personaggi ritornano pari pari. La cosa fantastica di Ugo Pratt. Questo è Lord Nessuno, questo inglese pazzo che appare qui nella storia con l'egiziano pazzo, l'egiziano millenario, che anticipa anche Rasputin, perché è un po' la figura di Rasputin, è un po' qui Boris Karloff, mummia di 5.000 anni, che gli fa una mummia di 5.000 anni, cioè come dà, non gli fa niente, o decide di morire da sola.
E questo qui lo ritroveremo pari pari nell'Etiopia, cioè i personaggi di Ugo Pratt a volte saltano da fumetto a fumetto, cioè Lord Nessuno salta, cioè è stato inventato qui, e poi è stato ripreso e lo ritroviamo sempre nella stessa zona, sempre nella stessa zona africana, quasi fosse un personaggio veramente esistito. Questa è la grande fascia di Ugo Pratt, perché Ugo Pratt creava delle storie in cui i personaggi non erano come il fumetto seriale Bonelli, dove Zago fa 500.000 avventure o Tex, è ovvio che è impossibile. Mentre un Corto Maltese viene sviluppata la sua storia in pochi numeri, considerando tutti i numeri, anche Dago, no? Pensando tutti i numeri, in poche storie. Se voi prendete tutta l'opera di Corto Maltese sono una ventina di numeri, cioè 20 volumi, io ce l'ho tutti i Corto Maltese, occupano una posizione così in biblioteca. Per cui Ugo Pratt ha sempre ha trattato Corto Maltese come un personaggio vero, di cui ha narrato la storia dal 1945 fino agli anni 30, quando si perde Corto Maltese. Ma senza inflazionare le storie di Corto Maltese, cioè ogni storia che lui ha fatto è un tassello della vita di Corto Maltese. Addirittura alcuni tasselli della vita di Corto Maltese si trovano prima ancora che nasca Corto Maltese, cioè nel 1959 c'era già un personaggio di Corto Maltese che girava in Anna della Giungla. E Luca Zane, sì, potrebbe essere in realtà l'alter ego di Corto Maltese, anche se ancora qui è più spensierato, mentre Corto Maltese è ovviamente sembrava una figura più malinconica. Quindi vale la pena leggersi questo, recuperare questo qui. Sì, credo che poi l'abbia ristampato, non so se la Lizard o la Rizzoli, insomma, Rizzoli Lizard. Questo veramente è. Questo ci dimostra che alcuni fumetti sono immortali, nel senso che alcuni fumetti veramente li leggiamo, li mettiamo lì nell'angolino e questo è del 59, merita tutto il nostro rispetto, merita come capolavoro un rispetto assoluto. Poi parleremo anche, torneremo a parlare del nostro amico Altro Marinaio, Braccio di Ferro di Siga, ma torneremo anche a parlare un po' di fumetti perché a me piace un po'. Cioè, qui in realtà non ho parlato di fumetti, ho parlato di letteratura. In realtà, chi vuol capire capisca e chi non vuol capire non capisce. Questa è letteratura. Poi che sia disegnata con i disegni di Ugo Pratt. Sì, qui le tavole sono piccole, ma guardate, questo è già il segno di Pratt. Anche questa storia dell'uomo bianco travestito da stregone. Ritroviamo molte di queste cose. Qui è un bianco che si traveste da stregone. E molte cose le ritroverete in Corto Maltese. Va bene, leggetevi. Questi fumetti che ho consigliato da ieri e oggi, tra cui Dago, Le avventure in Amazzonia. Dago, ovviamente, quello è molto successivo, e questo è ancora più Anna della Giungla. Sono quei fumetti che non hanno tempo, non hanno età, sono dei classici. Altri fumetti di cui parliamo e che ovviamente ci spendiamo ore e ore. Anche su YouTube, fra un anno e due, credo che pochi, insomma, ma io di molte cose ho parlato io, nel senso, mica parlo di anche fumetti che tu le compri, le dico, leggi, li commenti, ma poi hai fatto il commento, poi dice sì, va bene, non è che fra un anno, ma chi se ne frega, nel senso che, mentre questo, fra un anno ce ne fregheremo sempre. Cioè, questo è un video che secondo me, anche se avrà poche visualizzazioni, è un video su qualcosa che fra 10 anni quello che ho detto qui sarà sempre valido, mentre altri fumetti che non, di cui avrò fatto la recensione o la chiacchierata fra 2 o 3 anni, ma anche chi se ne frega, mentre questo fra 10 anni ci sarà sempre Anna della Giungla. E con questo vi lascio e chiudo perché siamo a 24 minuti e vi saluto.